Stanotte, ragazzi, non ho chiuso occhio. Lo sai perché? Perché ero nervoso. Perché si va sempre nei soliti posti. Per esempio, a Vico Pisano ci sei mai stato? Ora voi la vedete così, un villaggio, un paese, un borgo tranquillo, ma prima era una vera e propria città. Tra il 1000 e il 1300 Vico Pisano si sviluppò veramente tanto, grazie anche all'Arno che passava proprio qui sotto. Questa zona era super contesa, infatti qua per 200 anni Vico ha visto combattere eserciti di Pisa, Lucca e Firenze. Vico era una vera e propria città, sotto al borgo aveva chiese, monasteri, 2 o 3 ospedali anche per dare aiuto, un pasto caldo ai pellegrini che arrivavano da Lucca e andavano verso Roma. Vico era anche piena zeppa di case e torri, alte fino a 40 metri, credo più o meno 11. Il 16 luglio del 1406 Vico si arrende ai fiorentini. Ma Vico non è che si è arresa il giorno dopo. Vico si è arresa dopo 8 mesi e mezzo di attacchi da parte dei fiorentini. Come vi dicevo, sotto Vico passava l'Arno e quindi c'era uno slargo veramente enorme. Quindi i fiorentini non riuscivano bene a bombardare Vico. Quindi cosa hanno fatto? Hanno trasportato un'imbarcazione da Firenze fino a Vico. Via terra sono andati al lago di Sesto, il lago più grande della Toscana che ora non esiste più. Hanno messo nel lago l'imbarcazione, sono risaliti su per l'emissario, sono arrivati sotto a Vico e hanno cominciato a bombardare anche da lì. Il 9 ottobre del 1406 invece è Pisa che si arrende definitivamente all'attacco di Firenze e così i fiorentini conquistarono la zona della Valle dell'Arno. Ma perché i fiorentini si erano così incattiviti che volevano conquistare Vico? Perché hanno attaccato i pisani? Perché 8 mesi d'attacchi? Perché? Dovete sapere che Pisa, ormai stanca, ormai una repubblica veramente vecchia, va sotto il controllo del Duca di Milano. Il Duca di Milano si stava allargando in Alta Italia, ma voleva conquistare anche la Toscana e lì i fiorentini hanno perso completamente il cervello e dice basta, allora l'avete voluto voi pisani, si arriva e vi sa niente. Firenze sapeva che il Duca di Milano stava arrivando e quindi che cosa fa? Chiama il Brunelleschi, lo chiama perché voleva rendere Vico inconquistabile, inespugnabile. E perché chiama il Brunelleschi? Chi era il Brunelleschi? Ed è a questo punto che doveva saltare davanti la telecamera il mio cugino fiorentino Wikipedro, però lo sapete, in tempo di Covid bisogna stare almeno a 1,80 m. Si dice che tra pisani e fiorentini bisogna stare anche a 20-30 km di distanza. Quindi, Pedro, ti passo la linea. Ah, ma te intendi Ser Pippo Brunelleschi? L'inventore, guarda mio figlio, l'inventore della prospettiva. Uno dei più grandi fautori del Rinascimento fiorentino. E avanzatempo anche architetto delle mura difensive dei paesini che avevano bisogno. Vedi le mura della Lastrassigna, vedi le mura di Malmantini e vedi anche le mura di Vico Pisano. Perché Brunelleschi avanzatempo faceva anche le mura difensive, perché il Rinascimento pagava e non pagava, la cupola non pagava, la prospettiva ancora meno. Grande, lo sapevo che non mi deludevi. Quindi, ora che sapete chi è Brunelleschi e che cosa faceva nella vita, vi dico cosa ha fatto proprio qui a Vico Pisano. Questa inquadratura che mi allontana dal borgo mi sembra di essere Piero Angela. E Brunelleschi 1435 che cosa fa a Vico? Distrugge tanta roba. Chiese, monasteri, le torri di cui vi parlavo, qualcuna la taglia a metà, la scorcia, qualcuna la butta giù. Perché? Perché avrebbero dato noia alla rocca in cima per difendersi. Poi che fa? Costruisce le mura tutte intorno a Vico, costruisce la rocca su 4 piani divisa da ponti elevatori.
Poi costruisce un'altra cosa spettacolare, la muraglia che unisce la rocca a una delle torrette lungo le mura. Guardate che spettacolo. Ora vi spiego a cosa serviva. Serviva a unire la rocca alla torre chiamata del soccorso. Perché? Come vi dicevo già prima, di qui, da qua sotto passava l'Arno. In caso d'attacco potevano arrivare i rifornimenti tramite l'Arno, fermarsi proprio qui sotto questa torre, li portavano su in cima e tramite la muraglia li trasportavano fino alla rocca. Nel caso in cui i nemici fossero stati capaci di conquistare la torre del soccorso, in cima alla muraglia c'era un ponte levatoio, veniva spaccato, bruciato, tirato su, e i nemici non potevano raggiungere la rocca perché avrebbero corso sulla muraglia lunga 60-70 metri allo scoperto, quindi potevano essere infilzati con le, insomma, casino. E fu così che finirono i lavori e Vico, anche da distanza, infatti il duca decise di non attaccare Vico perché era inespugnabile. Quindi Vico e Firenze vinsero la battaglia senza nemmeno combattere. E finisce così, ragazzi, il primo video dedicato a Vico Pisano. Nel prossimo parleremo dello spostamento dell'Arno, come mai Pisa e perché Pisa e come Pisa è riuscita a riconquistare Vico. Insomma, al prossimo appuntamento. Ciao!